vinto. Eccolo qui De Oliveira, uno contro uno con Raffinelli indietro per Bertoni. Destro potentissimo e palla sul palo. Che occasione per l'Acque Sapone. Onorio ancora per il gol dell'1-0 della Luparense con Pablo Camorda. Accelerazione micidiale della squadra di David Marin, da Onorio a Camorda, e si sblocca la partita. 2 minuti esatti. Guardate qui come scarica palla, prende cambio di corsa, va a prendersi la profondità, diagonale, palo gol, con addirittura Rafinha che è andato a correggere sul secondo palo. Vediamo le intenzioni di Edgar Bertoni, rincorsa lunga, deviazione Tobe, salvataggio miracoloso di Roberto Tobe in acrobazia. Aveva brutte intenzioni qui, come ha calciato forse De Oliveira il tocco, e poi Roberto Tobe, sembrerebbe un salvataggio regolare. Le indicazioni di David Marin per Victor Mello, corner per il Lupi. Onorio per Taborda. Pablo Taborda, doppietta e 2-0 per la Luparense. Angolo perfetto di Onorio, che conosce ormai a memoria dove va a finire Taborda. Palla perfetta, conclusione che va a finire sotto le gambe di Mammarella. A questo Sapone, che anche in gara 1 più di una volta si è fatto trovare con... Attenzione qui! Gol del 3-0! Gol del 3-0, segna Victor Mello! Rivediamo quello che è successo. Victor Mello, questo pallonetto imprendibile per Stefano Mammarella. Non era facile per gli arbitri. Calderolli cercava Bertoni, che poi adesso va in pressione su Victor Mello. Riconquista palla l'Acque Sapone con Bertoni, che riapre la partita e rianima l'Acque Sapone. 3-1 Edgar Bertoni. Qui doveva gestire meglio la ripartenza, ha pensato un secondo di troppo, e da lì Coco Wellington e Bertoni gli hanno sradicato il pallone dai piedi. Ha provato qua il fallo, poi ha levato la gamba, e una ed ecco qua il gol del 3-1. Bertoni, De Oliveira, si gira Miarelli, poi di testa Murillo, 3-2, eccolo qui in futsal, Murillo Ferreira corre verso la panchina, e questo è un gol importantissimo. In questo caso ha costretto alla parata Miarelli. Rafinha, come in gara 1, 4-2, allunga di nuovo la Luparense, ancora con Rafinha. Bordignon di sinistro, Miarelli. Poi dall'altra parte Rafinha, uno contro uno contro Mammarella, sotto le gambe, doppietta per Rafinha, 5-2 per la Luparense. Calderolli la mette giù, Montesilvano che poi avrebbe vinto anche la Futsal Cup l'anno dopo. Jonas, non muore mai l'Acque Sapone, Jonas Pinto, gran gol, 5-3. In questo caso Mello è uscito completamente dal gioco, è diventato uno spettatore. Pinto fa una finta, rientra e con il sinistro lo mette al palo lontano. L'unica cosa che non doveva fare Mello era scivolare, temporeggiare, aspettare, invitare verso l'esterno Jonas. Victor Mello, parte Onorio larghissimo, dall'altra parte arriva Victor Mello, non c'è fallo di De Oliveira. Attenzione al contro break dell'Acque Sapone, 3 contro 2, lo guida De Oliveira, in angolo da Lima! Gabriel Lima, ripartenza da manuale dell'Acque Sapone, e Gabriel Lima la mette dentro, meno 1. Gabriel Lima vince il duello con Onorio, poi De Oliveira, Bordignon di punta ci prova. Ripartenza Luparense, 2 contro 1, Rafinha c'è dall'altra parte, Onorio a terra, Bertoni, grande parata di Mammarella. Si salva l'Acque Sapone, non si sa come, questa è una parata che cancella almeno uno, forse anche due errori. Super parata di Mammarella, aiutata dal palo in questo caso, altra ripartenza delle Luparense. 3 minuti e 40, adesso la rimessa è in favore della Luparense con Rafinha che riceve poi pallone dalle parti di Stefano Mammarella, che mette in movimento Bertoni, vediamo se riesce a entrare il portiere in movimento. De Oliveira calcia, 5-5, Giulio De Oliveira va a esultare sotto i suoi tifosi. Ripartenza dell'Acque Sapone, De Oliveira è bravo a smarcarsi da Onorio, prendere il giusto tempo e il giusto spazio e mettere il pallone all'angolino per un 5-5 sensazionale. Duello tra Esulito e Bocao. Victor Mello, dopo una partita inguardabile, trova il gol del 6-5. La Luparense è di nuovo avanti. Victor Mello, da prendere in considerazione come prestazione positiva, va a prendere di destro un gol fondamentale a 1 minuto e 55, quando l'inerzia era totalmente da parte dell'Acque Sapone. Rischia di essere l'uomo della finale Victor Mello.
Bordignon scatta via il numero 18, Gabri Lima pressato altissimo, rischia grosso, c'è Coco Wellington solo, non lo vedono, lo vede adesso Bertoni, Coco Wellington di sinistro, poi rientra ancora sul mancino, palla dentro, ancora Giulio Miotti De Oliveira, 6-6, parte Borja Blanco contro Mammarella. Rete, Borja Blanco, palla da una parte, portiere dall'altra, questi rigori non si parano mai. Gabriel Lima contro Miarelli, si conoscono. Va Lima, Miarelli, straordinario. Taborda contro Mammarella, parte. Mammarella, tre volte miglior portiere del mondo, ecco perché. Nella rincorsa Taborda aveva chiesto all'arbitro di non fiscare così presto, si era un pochettino innervosito. Anche qui tanta potenza, bravo Mammarella a usare tutto il corpo, comprese le braccia, per sventare quello che poteva essere un rigore decisivo. Di solito le braccia si staccano con tiri di questa potenza. Coco Wellington contro Miarelli, anche loro si conoscono. Va Coco, rete, buca la porta, Coco Wellington, siamo pari. Umberto Onorio, solito gesto di pulire le suole. Parte Mammarella, secondo rigore parato. Parte De Oliveira contro Miarelli, palla dentro, pareggia l'acqua e sapone, e questa è una vittoria pesantissima della squadra di Tino Perez, che fa il break e adesso avrà sicuramente due partite da giocare in casa. La finale finirà almeno a gara 4 e l'acqua e sapone la prossima settimana avrà due partite con il suo pubblico, finisce ai rigori, l'eroe De Oliveira, l'eroe anche Mammarella.